Grazie a questa legge fondamentale della separazione della Chiesa e dello Stato. E questo, quando si parla in Francia di laicità, di cittadinanza, si deve sempre pensare a questa legge del 1955, che è 1905. 1905, scusa. Brian era presidente della Repubblica. Quindi la laicità comincia da qui. La vera laicità, la laicità assoluta, radicale, comincia da qui. Anche nella massoneria ci sono stati obbedienze di massoneria che avevano come motto Abba la calotte. La calotte è la calotta, giù la calotta. Cominciavano tutte le riunioni dicendo giù la calotta. È solo dal 1905. Dunque siamo rimasti con questa separazione della Chiesa e dello Stato, con la laicità fondamentale e radicale. Poi c'è stato l'intermedio del governo di Pétain, lo Stato francese dopo la sconfitta del 40, che è durato comunque 4 buoni anni. E in cui tutte le leggi sulla laicità sono state abrogate, è tornata l'insegnamento della religione, ha favorizzato la scuola privata, eccetera. Poi, tornata la Repubblica, con la Quarta Repubblica e prima con il governo di De Gaulle, la laicità è stata di nuovo ristabilita. Dunque è stato un intermedio di poca durata, 4 anni. Fra le leggi fondamentali che abbiamo avuto c'è stata la legge di Dieudonné nel 1959. La legge di Dieudonné è una legge che favorizza l'insegnamento privato e istituisce 3 tipi di insegnamento, di tipi di stabilimenti. Gli stabilimenti pubblici, la scuola pubblica, poi la scuola privata contrattualizzata, che chiamiamo quella des établissements sous contrat, con contratto, che hanno un contratto con lo Stato. E questo contratto con lo Stato ha come conseguenze, uno, che in queste scuole si deve insegnare esattamente i programmi della scuola pubblica e lo Stato invece paga i professori. E poi l'insegnamento privato fuori contratto, in cui si può fare quello che si vuole. Però lo Stato non paga nulla. E le leggi di Debré sono sempre in vigore oggi. Dunque abbiamo in Francia ora una scuola pubblica, una scuola privata contrattualizzata e una scuola privata libera, diciamo totalmente. E questo ha incidenze molto gravi, molto importanti, gravi nel senso di pesante, non nel senso morale, molto, molto importanti sulla percezione che abbiamo della cittadinanza, perché nelle scuole private, che sono per lo più confessionali e per lo più confessionali della Chiesa Cattolica, perché c'è un insegnamento privato non confessionale, con fini economici, c'è anche una parte di scuole private che dipende dal Ministero dell'Agricoltura, perché l'agricoltura ha il suo sistema di insegnanza, però è esattamente il sistema pubblico con una dominante agricola, cioè una parte più legata alle professioni di agricoltori. Però lasciando da parte questo insegnamento per l'agricoltura, nelle scuole laiche abbiamo una education civique che è fondata, dunque quello che è più o meno educazione alla cittadinanza, ma si chiama education civique, che è più centrata sulle istituzioni pubbliche della Repubblica e sui valori repubblicani, sui valori della Repubblica e sui valori laici. Non si deve dimenticare che la laicità è scritta nella Costituzione francese. La Costituzione francese del
quella del 47 e quella del 58, la 5e République, ha iscritto la République française in République laïque. Dunque la laicità è scritta nella Costituzione. E questa è la conseguenza della legge di separazione di Chiesa e Stato. E quindi laicità significa non confessionale. Non confessionale. Perché da noi laico vuol dire non religioso, ma nel senso che non ha una credenza religiosa, oppure può semplicemente dire persona non appartenente a nessuna confessione. Vuol dire che non è tutto quello che riguarda la religione non riguarda lo Stato. La religione è affare privata, la Repubblica è affare pubblica, e quindi quello che è pubblico non è privato e quello che è religioso, essendo privato, non può essere concernato dal pubblico e dalla Repubblica. Mi pare che la laicità non è scritta nella Costituzione italiana. No. Credo che sia uno dei rari. Chissà, forse il solo paese europeo in cui la laicità è scritta nella Costituzione. Non sono sicuro. Dunque, la laicità, essendo iscritta nella Costituzione, la Repubblica insegna una morale laica e invece gli stabilimenti religiosi possono insegnare una morale religiosa, anche se si pensa che fra i due ci sono insegnando conti, naturalmente, perché no, anche la morale laica è ispirata di una morale costruita culturalmente nel mondo greco, latino e cattolico. Dunque c'è una filiazione greco-latina cattolica nella costituzione della nostra morale. Dunque, vediamo qua che c'è già una distinzione fra il tipo di cittadinanza, diciamo, di educazione alla cittadinanza che si può intravedere nei vari stabilimenti. Poi abbiamo avuto la legge AB nel 75. La legge AB è una legge che è in favore dell'uguaglianza stretta. Prima della legge AB c'erano da noi quello che chiamavamo le filiere, cioè dei fili che si potevano seguire gli alunni, o insegnamento corto, o insegnamento lungo, o insegnamento professionale, non professionale, e dunque gli alunni erano, c'erano vari tipi di stabilimenti, collège d'enseignement général, collège d'enseignement court, eccetera, in cui gli alunni potevano, dopo la scuola primaria, essere orientati in vari tipi di formazione. AB ha tutto riunito in quello che si è chiamato lo collège unique. Collegio unico, cioè la scuola media unica, che già esisteva in Italia su questa epoca, la scuola media. Noi eravamo in ritardo, molto in ritardo da questo punto di vista. Dunque ha creato più o meno la scuola media, che poi è stata criticata da molti altri. Dunque è un passo in favore dell'uguaglianza. Savary, che era il ministro di Mitterrand, che ha preso il potere socialista nell'81, il suo primo ministro è stato Savary. Savary